Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura la politica ci porta a Chieti, dopo aver sfiorato il ballottaggio con la lista Forza Chieti, il medico teatino Bruno Di Iorio questa mattina ha ringraziato gli elettori che lo hanno votato, attaccando poi però il centro-sinistra per il mancato accordo. Paolo Renzetti. Quella di oggi è stata l'occasione per salutare, per ringraziare gli elettori che hanno votato la vostra lista, ma probabilmente anche per togliersi qualche sassolino dai piedi. Sì, allora, primo ringraziare che ha più valenza perché un successo elettorale così non se l'aspettava nessuno al primo turno, avere il 20% con un personaggio che non aveva mai fatto politica e che aveva fatto coagulare attorno a sé personaggi di estrazione politica totalmente diversa. Quindi mi sento di ringraziarli. Noi abbiamo fatto secondi, poi col voto disgiunto mirato a privilegiare Ferrara affinché mi sorpassasse, sono portati al ballottaggio. Quindi, primo ringraziamento. Il secondo, il sassolino, è una pietra, è un macigno, perché io sono stato portato a trattare con Diego Ferrara e col centro-sinistra, pur essendo un civico che non si vuole esporre, mettendo a repentaglio un'amicizia con una costola della mia coalizione, che era Mauro Febbo, che mi aveva detto: rimaniamo civici, non trattiamo né con Di Stefano né con Ferrara, per essere uniformi e coerenti a un certo discorso. Io invece per educazione sono andato alla convocazione di Diego Ferrara e la convocazione ha portato a una trattativa. La trattativa ci ha visto convergere su programmi, schemi, riconoscimenti del peso elettorale, c'è una convergenza totale. Allora io per correttezza chiamo Mauro Febbo e dico: Mauro, io ho raggiunto un'intesa. E lui mi ha detto: non mi fare questo, perché io come faccio a raggiungere un'intesa, anche se programmatica, su Chieti, che mi porta però a essere di sinistra? Io, se tu ti schieri là, diventi un uomo di sinistra. E allora io ho preferito schierarmi a sinistra, discutere con Mauro Febbo e etichettarmi di sinistra, perché c'era una convergenza di programmi per la mia città. Non faccio l'imprenditore, non fa niente, non faccio il politico, la mia città. Sabato sera vado a letto dispiaciuto perché avevo incrinato un'amicizia, ma molto soddisfatto perché gli altri tre della coalizione, Ricci, Marzoli e il nostro gruppo, avevano accettato a livello politico questa scelta. Domenica mattina andiamo al comune per firmare l'apparentamento ufficiale, perché così è, dove si sancisce quello programmato. Alle 11:40 Ferrara mi dice: abbiamo ripensato a tutto ciò. Cioè, peggio dell'asilo infantile. E questo non è un sassolino, è un macigno. Poi la città interpreterà perché, che è successo, non lo so, non lo so. Vedendo chi si è associato, penso che i malini possono aver pure ragione, ma io non lo so. Quindi non lo so se c'è arrivato un altro personaggio da Pescara che ha monopolizzato il personaggio politico, parlo, oppure c'è quell'altro giochetto che mi hanno detto gli amici miei. Io me la farò l'idea, io me la sono fatta. Certo è che, come hanno detto quelli della sinistra, avete sentito, cioè loro sono di sinistra, Ferrara aveva una coalizione di sinistra che gli si proponeva con un 20% meno il Febbo, comunque 15%, e ti carichi gente di destra, perché la vedete, ci sono ex fascisti, Missini e compagnia bella. C'è qualcosa di stranissimo in questa coalizione. Non è un minestrone come gli esperti su Facebook, voi siete tanti, ecco, lavorate sui social. A Chieti i social sono gestiti da uno che fa parte di quella competizione e da gente che è vicina alla sinistra. Quindi a me mi hanno solo massacrato, ero ultimo a tutti i sondaggi. Bruno Di Iorio vota quello che vi ho detto, è implicito, no? Come faccio a votare uno che mi fa il malliscio davanti e dirmi della coltellata? Facciamo il nome. Non voto Diego Ferrara. Mi sembra chiaro. E allora andiamo a Chieti in diretta dove c'è per noi Alfredo Primante, perché questa sera alle 21 ci sarà l'appello del candidato speciale elezioni, l'ultima occasione per i candidati sindaco di convincere l'elettorato. Abbiamo appena ascoltato Di Iorio, Alfredo, toni accesi in questo ballottaggio. Stasera gli argomenti saranno molti. Eh sì, buonasera Giuseppe, soprattutto buonasera ai nostri telespettatori. Dicevi bene, qui dal Teatro Giardino di Palazzo De Maio è tutto pronto per lo speciale ballottaggio di questa sera. Siamo chiaramente all'ultima puntata di quelle dedicate alle elezioni a Chieti. Clima incandescente, ma non poteva essere diversamente per questa ultima settimana di campagna elettorale. Mancano pochi giorni al silenzio che poi porterà al voto decisivo.
Sono due i contendenti, Diego Ferrara, candidato del centrosinistra, e Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, chiaramente con i colleghi giornalisti e con i candidati approfondiremo tutto quanto quello che c'è da approfondire, tutti i temi che sono sul tavolo in questa tornata di secondo turno del ballottaggio che appunto ci porterà al nuovo sindaco di Chieti. Chiaramente l'invito è a seguire la nostra trasmissione alle ore 21 in diretta qui, come detto, dal Teatro Giardino di Palazzo De Maio. Per il momento, Giuseppe, è tutto. Linea che può tornare a te. E abbiamo visto la splendida location in queste immagini di Palazzo De Maio. Allora l'appuntamento è stasera alle 21 per tutti i cittadini di Chieti e in generale gli amanti della politica. Ma voltiamo pagina, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Al via la nuova campagna anti-influenzale, più che mai importante in periodo di emergenza sanitaria. Tantissime le richieste alle farmacie che però difficilmente riusciranno a soddisfarle. Ormai ci siamo, sta per partire la nuova campagna anti-influenzale. Dottor Vizioli, mai come quest'anno è importante vaccinarsi. Allora, al momento la situazione di vaccini anti-influenzali in farmacia è questa. Noi farmacisti abbiamo tantissime richieste di vaccini anti-influenzali da parte dell'utenza. La realtà è che noi non siamo in grado al momento né di effettuare prenotazioni e nemmeno di sapere quando arriveranno questi vaccini in farmacia. Anche perché quest'anno le dosi di vaccino in primis arriveranno presso i medici di base e quindi le farmacie purtroppo saranno penalizzate perché ne riceveranno veramente pochissime dosi e quindi noi siamo un po' preoccupati per questa cosa. Cosa dite ai clienti che vengono a chiedere il vaccino? Innanzitutto non possiamo fare prenotazioni, questo l'ho detto anche prima, e non sappiamo nemmeno la data esatta di quando arriveranno questi vaccini. Noi consigliamo sempre di rivolgersi al medico curante, perché i medici di base li avranno sicuramente, e per quanto riguarda la farmacia speriamo di ricevere delle dosi che ci hanno promesso almeno entro novembre per poter fornire la nostra clientela. Alle farmacie, per esempio, di Pescara, comunque della nostra regione, quante dosi dovrebbero arrivare? Allora, questo il numero esatto purtroppo non siamo in grado di fornirlo, quindi non mi sento di fare previsioni. Effettivamente le dosi non saranno tante, saranno veramente poche. C'è la speranza, dottor Vizioli, da qui a qualche settimana di poter avere qualche notizia più positiva? Cioè la speranza è che tra ottobre e novembre le dosi, le quantità di dosi di vaccino possano essere più abbondanti rispetto a questo momento? Sì, noi come Federfarma Nazionale abbiamo fatto richiesta agli organi nostri politici di averne più dosi e quindi speriamo che nei prossimi, non mesi perché qua si parla di giorni, le dosi a nostra disposizione vengano ad essere aumentate sensibilmente. L'ultima, dottor Vizioli, vogliamo dire che però mai come quest'anno sarebbe e sarà importante vaccinarsi, sì, proprio perché siamo in piena emergenza Covid-19. Sì, questo è già stato detto e ridetto. Quest'anno la vaccinazione antinfluenzale sarà particolarmente importante perché ci fornirà un primo screening per differenziarlo dall'eventuale infezione da Covid. Quindi è importante farlo. Il problema è che la popolazione deve esserne fornita. Con l'avvio dell'anno scolastico i sindacati chiedono tamponi veloci nelle scuole anche alla luce dei dati diffusi a livello nazionale. Vediamo il servizio. Segretario, i sindacati chiedono tamponi rapidi nelle scuole anche alla luce di quello che sta accadendo, considerando l'inizio ormai completo dell'anno scolastico. Sì, effettivamente i dati che sono stati diffusi dalla stampa provenienti dalla regione ci hanno allarmato, perché questo 0,7% diffuso in una comunità scolastica significa di fatto potenziali 7-8 casi, praticamente un focolaio. A questo punto, quindi, nel concreto voi cosa chiedete? Chiediamo alla Regione un impegno forte, una campagna di screening volontario rivolto agli alunni, ma rivolto anche al restante personale a cui non è stato destinato al momento, cioè gli assistenti educativi che sono nella scuola, il personale delle mense, ma anche il personale che si occupa del trasporto scolastico. L'anno scolastico è partito qualche giorno e quindi ovviamente siamo molto preoccupati, qualche caso già lo abbiamo registrato, ovviamente
si sta intervenendo in maniera specifica su questi casi, ma questi dati sono allarmanti e quindi chiediamo che venga avviato questo screening, tra l'altro è all'attenzione un po' di tutta la nazione al momento. Uno screening che però avrebbe anche dei costi per la regione. Ovviamente, però i costi sarebbero molto maggiori se lo screening viene fatto sulla pelle degli alunni e del personale. E a proposito dell'emergenza sanitaria, crescita del numero dei contagi nel centro-sud Italia, specialmente in quattro regioni, Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia, dato in controtendenza rispetto alla prima fase della pandemia che aveva visto colpito soprattutto il nord del paese. Un andamento questo preoccupante, secondo gli autori del rapporto Osserva Salute. La letalità del Covid-19 si è ridotta, se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su 100, oggi ne muoiono circa 12. Ma i contagi da coronavirus sono in forte crescita, soprattutto nelle regioni del centro-sud, con Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia, che dal 16 giugno al 24 settembre mostrano un incremento di positivi che va dal più 154% al più 83,8%. Numeri che suggeriscono come la fase che stiamo vivendo non sembra avere le caratteristiche di quella precedente. E quanto emerge dall'aggiornamento dei dati relativi all'emergenza Covid-19 dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute, coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di igiene all'Università Cattolica di Roma, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio. L'andamento preoccupante di queste regioni, spiegano gli autori del rapporto Osserva Salute, viene confermato anche guardando al numero dei contagi medi giornalieri. In Campania era pari a 67 casi nei primi 60 giorni della pandemia, dal 24 febbraio al 23 aprile, mentre negli ultimi 60 giorni, dal 27 luglio al 24 settembre, è salito a 102. In Sardegna nello stesso periodo si è passati da 21 a 35 casi medi giornalieri, nel Lazio da 101 a 110 e in Sicilia da 49 a 53. Ad allarmare anche il fatto che in queste regioni si riscontra anche un numero più basso di persone sottoposte ai test. 11,7% abitanti nel Lazio, 9,3% in Sardegna, 6,7% in Sicilia e 6,1% in Campania. Ma fortunatamente la letalità continua a restare tra le più basse. 4,1 decessi ogni 100 contagiati in Campania, 4,3 in Sicilia, 4,6 in Sardegna e 5,9 nel Lazio, rispetto ad una media italiana di 11,8. Al contrario, Lombardia e Piemonte, le due regioni che nella prima fase della pandemia sono state colpite più violentemente dai contagi, nella seconda fase presentano un incremento più limitato dei nuovi contagi, rispettivamente del 14,6% e dell'11,5%. Il numero medio dei contagi giornalieri dal 24 febbraio al 23 aprile era pari a 1169 in Lombardia e 386 in Piemonte. Dal 27 luglio al 24 settembre sono scesi rispettivamente a 159 e 51 contagi. In Lombardia però resta la percentuale di letalità più elevata, 16 decessi ogni 100 contagiati. Veniamo così al bollettino sull'andamento dell'emergenza sanitaria con i numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Quest'oggi in Abruzzo si registrano 23 nuovi casi di età compresa tra i 18 e i 68 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti è fermo a 481. Il totale risulta inferiore di un'unità in quanto è stato sottratto un positivo comunicato ieri e risultato poi in carico ad altra regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al numero dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, sono 881 più 16 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 199.492 test, 1.778 nelle ultime 24 ore. 52 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre 5 più 1 rispetto a ieri sono in terapia intensiva e gli altri 824 più 15 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 631 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1044 in quella di Chieti, 1886 in quella di Pescara, 818 nella provincia di Teramo e 38 fuori regione e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla
provenienza. Al netto delle verifiche di residenza, i positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila, 6, 3 in quella di Chieti, 11 nella provincia di Pescara, 2 in quella di Teramo, mentre 1 proviene da fuori regione, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Torniamo sulla politica. Il presidente della regione Marco Marsilio ieri ha illustrato il contenuto di un progetto di legge teso a contrastare lo spopolamento delle aree montane. L'approvazione in consiglio regionale ora è prevista per dicembre. Il calo demografico è una realtà drammatica in tutta Italia. La regione Abruzzo lo subisce praticamente il doppio del resto della media nazionale, cioè la media nazionale è un po' sotto l'1%, l'Abruzzo è quasi al 2% di calo demografico negli ultimi anni. La regione Abruzzo dichiara guerra allo spopolamento delle aree interne e vara un pacchetto di misure teso a incentivare chi vive o torna a farlo nei piccoli centri dell'entroterra o lì decide di intraprendere un'attività lavorativa. I numeri relativi all'abbandono delle aree montane dell'entroterra in Abruzzo continuano ad essere sin troppo elevati, soprattutto nelle province che hanno la maggiore estensione delle aree montane, quella dell'Aquila e quella di Chieti. I piccoli paesi e quelli che sono in montagna maggiormente subiscono questo calo addirittura oltre il triplo, stiamo parlando del 6,5%, ci sono alcuni comuni che in 5-10 anni hanno visto diminuire del 18-20%, anche 25% la propria popolazione. E allora ecco una serie di interventi racchiusi in un progetto di legge regionale redatto dalla maggioranza di centrodestra e illustrato ieri dal presidente della regione Marco Marsilio. L'obiettivo è quello di incentivare la natalità nei comuni di montagna e attrarre l'arrivo o il ritorno di persone non residenti. Risorse disponibili, noi pensiamo a un contributo cumulabile di 2.500 annuo sia per chi fa nascere figli sia per chi trasferisce la propria residenza mantenendola per almeno 3 anni in quei luoghi. E le misure regionali non possono essere sufficienti da sole. Io spero che questa nostra iniziativa possa dare il là a una serie di iniziative concentriche. Il governo ha finanziato da qualche anno a questa parte la strategia nazionale per le aree interne, noi stiamo stipulando gli accordi di programma per dare sostanza a questa strategia, io credo che debba essere rifinanziata per creare maggiori investimenti, nuovi investimenti sia per il ciclo 21-27 che per gli investimenti eccezionali del Recovery Fund, deve essere data attenzione a colmare il divario tra le aree marginali e le aree metropolitane, le aree più sviluppate. Andiamo ora a Teramo, dove il Comune ha dato il via alla rimozione del centro storico cittadino, delle vecchie edicole non più in attività. È previsto anche un piano di delocalizzazione di quelle ancora aperte, questo in nome del cosiddetto decoro urbano. La crisi della carta stampata porta anche rivoluzioni urbanistiche. È il caso di Teramo, dove alcune edicole in centro storico chiudono dopo un secolo di attività. Vecchi scheletri decadenti che l'amministrazione comunale ha deciso di rimuovere. È il caso della storica edicola di Piazza Martiri, una piazza che si sveglia oggi più ampia e più ordinata. Questione di decoro, come spiega l'assessore al comune di Teramo, Valdo Di Bonaventura. Andiamo nella direzione per quanto riguarda la delocalizzazione delle edicole, cercando di proprio andare nella direzione di ridare bellezza e decoro alla città. Ma esiste tutto un progetto di delocalizzazione delle edicole esistenti e ancora in attività, che spesso si trovano a ridosso dei monumenti più belli della città. Basti pensare all'ingresso di Porta Reale o alla chiesa di Sant'Antonio in Corso di Michetti. Facciamo un percorso entrando da Porta Reale. Beh, diciamo lì c'è un'edicola a ridosso della porta di Porta Reale, tra l'altro lì si prevede di sistemare quell'ingresso anche con un'illuminazione scenografica, quindi dobbiamo intraprendere trattative, già ho sentito il titolare, per trovare una soluzione delocalizzazione. Intanto abbiamo rimosso l'edicola sotto Piazza Orsini, ieri è stata rimossa questa edicola e c'è stata una collaborazione fattiva della titolare, veramente una persona disponibile e gentile. Qui era prevista la delocalizzazione vicino all'Olmo, ma oramai sappiamo benissimo le edicole non hanno più un mercato perché diventa difficile oggi con il nuovo sistema di comunicazione dei social.
Adesso c'è la trattativa, sempre con la stessa signora che è la proprietaria di questa edicola, per quanto riguarda la delocalizzazione di via Carducci, lì è previsto il rifacimento del pavimento di quel tratto. Nel piano di intervento su Corso San Giorgio si prevedeva anche delle somme proprio per la delocalizzazione dell'edicola, come è successo per Larga San Matteo, quindi speriamo di trovare a breve un accordo e ne sono sicuro che arriveremo all'accordo e poi così ci sarà la delocalizzazione o non so se la chiusura, poi la signora che sceglierà quale vorrà strada intraprendere, proprio per arrivare anche alla sistemazione di quel tratto, diciamo, di strada lì che ridà proprio sul corso all'inizio di via Carducci e trovare una sistemazione migliore per l'edicola. E adesso lo sport. Quest'oggi all'Adriatico Cornacchia si è disputato il match di Coppa Italia tra Pescara e Notaresco. Alla fine è stato il Pescara a spuntarla ai rigori. Comunque una buona prestazione del Notaresco. Il servizio. Solo dopo il decimo rigore il Pescara supera 9-8 il Notaresco. Decisivo l'errore del più giovane di tutti, Sorrini. I biancazzurri superano il turno, ma gli applausi se li prende tutti il Notaresco. Due categorie di differenza annullate dall'intraprendenza e dall'organizzazione della squadra dell'ex Epifani, al cospetto di un Pescara brutto, svogliato, senza idee e dove hanno deluso i debuttanti Asensio e soprattutto Fernandez, buttati nella mischia da Oddo dal primo minuto, al pari di Diambò, Elisalde, Maestro e Riccardi. Difficile in generale trovare qualcuno da salvare tra i biancazzurri. Che il Notaresco voglia fare sul serio lo si capisce in apertura con lo spunto di un Marchionni ispirato fino all'infortunio. Al quinto la replica del Delfino con il calcio piazzato di Galano che finisce contro la traversa. Al 17° si fa vedere per la prima volta anche Asensio. Lo spagnolo si gira dal limite e manda al lato di un soffio. Timide proteste del Pescara al 23° per un presunto mani di frulla sul cross di Maestro. Al 25° i biancazzurri passano sfruttando il primo vero sbilanciamento del Notaresco. Rapidi tocchi di Galano, Asensio e Maestro, la finalizzazione è di Alessio Riccardi in buca d'angolo. Già sotto ritmo il Pescara si ferma e la velocità di Marchionni mette in imbarazzo la difesa di Oddo. L'esterno ex Montegiorgio al 27° si fionda sul lancio di Blando ma sbaglia la conclusione davanti a Del Favero. Sempre Marchionni alla mezz'ora va via in serpentina e impegna severamente dal limite Del Favero che blocca in due tempi anticipando il tap-in di Frulla. Ma al 33° il Notaresco pareggia, Fernandez sbaglia e il Notaresco riparte in un attimo con Marchionni e Frulla. Assist per Banegas che infila in corsa Del Favero per il meritato pareggio del Notaresco. Epifani al 37° perde Marchionni per infortunio, al suo posto Cancelli. A inizio ripresa Oddo spedisce dentro Omeonga e Memushei per Fernandez e Diambò. Il Pescara torna a premere ma senza voglia e senza testa e così Notaresco non fatica a contenere. Nel frattempo dentro Cesario per Dos Santos e poi Capone e Seter per Riccardi e Asensio. Per vedere il Pescara al tiro bisogna attendere il 25° quando ci prova Ventola. Più pericolosi i biancazzurri col colpo di testa di Seterra al 28°. Al 36° rischia il Pescara su errore di Elisalde, Banegas, Serve e Cancelli, anticipato di un soffio da Omeonga, mentre Sciba dice no a Jarosinski e manda le due squadre ai supplementari, dove Seter, minuto 5, ingirata dall'illusione ottica del gol. Nel frattempo dentro Bellanova per Elisalde, Jarosinski scala al centro. Al nono Maestro spaventa Sciba. Nel secondo tempo supplementare Del Favero disinnesca il destro di Frulla. Il Notaresco continua ad essere ordinato nonostante l'uscita di Speranza e rischia solo a 2 minuti dalla fine sulla botta ravvicinata di Galano murata dai centrali di Epifani. Si va ai rigori ad oltranza quando sbaglia Omeonga, Blando può chiudere i conti, traversa. Alla fine gol di Scognamiglio e Del Favero dice no a Sorrini, una parata che vale la qualificazione ma che l'estremo non può godersi poiché finisce sulla barella. Sconfitta in Coppa Italia per il Teramo che perde di misura a Reggio Calabria contro la Regina. La rete decisiva è un autogol di Piacentini al 33°, ma il tecnico biancorosso Paci è soddisfatto della prova gagliarda dei suoi. Da verificare ora le condizioni del difensore Soprano, uscito per un problema muscolare dopo soli 21 minuti. Contento della prestazione sia dei singoli che della squadra. Contento di quello che abbiamo fatto vedere contro una formazione di una categoria superiore. Il primo tempo, nell'unica occasione in cui c'è stato un tiro in porta da parte della Regina, abbiamo subito il gol. Quello dispiace un po' perché la Regina è una grande squadra e non posso dire che oggi abbiamo meritato la sconfitta, perché bisogna fare i complimenti alla Regina, ma
ma alla fine la partita è stata equilibrata e devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché venire qua dopo 9 ore di pullman, giocare una partita così, significa che stiamo acquisendo la mentalità giusta. Soprano, speriamo che sia stato un crampo, che non sia stato un'elongazione o uno stiramento. Tutto fa pensare ad un crampo, speriamo che non sia niente di grave. Ma prosegue bene, perché la squadra, per la prestazione che ha fatto oggi, significa che non sta risentendo di queste notizie di mercato. Certo, noi dovremmo essere bravi ad adattarci, a non lamentarci di quello che succede e andare avanti sempre con grande entusiasmo. Abbiamo la massima fiducia della società, del direttore sportivo, e quindi io sono convinto, sono sicuro che farà il meglio per il meglio in base a quello che può fare per fare la miglior squadra possibile, quindi ho la massima fiducia. Più? Ma allora è un processo, io ti parlo sempre di processo perché credo veramente al miglioramento che possiamo avere. La squadra in questo momento è una squadra ancora in fase di costruzione, perché lunedì finisce il mercato e quindi sapremo bene chi saranno i nostri ragazzi. Per quanto riguarda il campo, è poco tempo che stiamo insieme, io penso che ci voglia molto più tempo per vedere una squadra veramente con equilibrio e con fiducia. Sono contento dell'approccio, sono contento di come abbiamo iniziato, è inevitabile. Oggi, per dire, ci hanno fatto tutti i complimenti, anche se onestamente preferivo la vittoria. Rimango dell'idea che questa squadra ha ancora tanto potenziale inespresso, rimango dell'idea che questa squadra può e deve migliorare in tutte le fasi di gioco, e quindi si va avanti per il lavoro in maniera serena. Certo, io come tecnico analizzo le prestazioni, analizzo quello che è andato bene, quello che c'è da migliorare, come sempre, si va avanti col lavoro. Io in questo momento la squadra deve ancora migliorare tanto, e quindi io spero che non adesso, ma tra un po' di mesi, questa squadra possa esprimere il suo massimo potenziale, cosa che oggi non sta facendo. Oggi sta mettendo i primi passi per quanto riguarda mentalità e gioco, però secondo me può fare ancora tanto questa squadra, sia a livello singolo che a livello collettivo. La Coppa Italia per noi è importante, perché comunque è una competizione che dà lustro, no, alla società. E oggi siamo usciti, bisogna fare i complimenti alla regina, ma siamo usciti a testa alta e non meritavamo di perdere, ma me lo sento di dire perché sono un allenatore che quando perdo e merito lo dico sempre. E oggi invece secondo me loro sono stati più scaltri, no? Nell'occasione che hanno avuto per fare gol, noi non l'abbiamo fatto, e quindi i complimenti vanno a loro, più cinici, quindi i complimenti vanno a loro, ma non abbiamo assolutamente meritato questa sconfitta. E per il Giulianova si è trattato di un brutto esordio in campionato, prima l'infortunio di Danna, poi un secondo tempo da dimenticare che ha condannato la squadra di Del Grosso alla sconfitta contro il Vasto Girardi. Purtroppo abbiamo accusato il fatto di aver preso gol nei primi minuti del secondo tempo. Il gol è avvenuto su una nostra ingenuità, questo è fuori discussione. Abbiamo perso una palla a centrocampo e abbiamo permesso al Vasto Girardi di andare in contropiede e di fare un 3 contro 2 in difesa che ha permesso di andare in vantaggio. Poi con questa pioggia, con il campo scivoloso, insomma, era molto complicato giocare palla a terra, e il nostro centrocampo ne ha sicuramente subito le conseguenze. Di Lollo non ha fatto sicuramente una delle migliori sue partite, ma capisco che poi quando si giocano i palloni alti chi è che deve far gioco è limitato. Il Vasto Girardi è una squadra strutturata bene fisicamente, e quindi poi dopo, una volta andata in vantaggio, è stata favorita, insomma, da questo campo scivoloso. Però ecco, avevamo poi reagito e avevamo, insomma, fatto il pareggio con Marco Antonelli, e sinceramente queste prime partite sono fatte di episodi. Quando poi gli episodi ti vengono tutti a sfavore, poi ci sta che puoi perdere la partita. Danna è fondamentale in campo per il carisma che ha, anche perché è stato un infortunio inaspettato, quindi ha trovato un po' impreparati tutti, però purtroppo sono cose che capitano. Dobbiamo capire che sia con Danna che senza di Danna dobbiamo dare continuità durante i 90 minuti, perché non possiamo commettere degli errori abbastanza evidenti
individuali che poi ci costano caro. Ecco. Questa era l'ultima notizia, tutti i servizi sono su YouTube e su www.tv6.it. Prima di salutarvi vi ricordo allora l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta da Palazzo De Maio a Chieti, l'appello del candidato speciale ballottaggio verso appunto l'ultima tornata elettorale che determinerà il nuovo sindaco di Chieti. L'informazione invece torna domani, anzi questa sera alle 23 con l'edizione della notte. Buona serata.